Tick tock, 6 o'clock. There's that old alarm again. Stand up. Nasce da Piazza Fara a Punta Secca l'avventura dei Real Boys Santa Croce Camerina, la nuova società sportiva dilettantistica che si occuperà di calcio giovanile a Santa Croce. È una grande idea che vuole convogliare le forze della città per quanto riguarda il vivaio nel calcio, al campo. Siamo in compagnia di Giuseppe Venezia, che è vicepresidente dei Real Boys, e che ci spiega da dove arriva l'idea di coniugare lo sport e i giovani a Santa Croce. Allora, l'idea nasce dal fatto che siamo un gruppo di persone partite del calcio, partite del settore giovanile, partite dei ragazzi, e quindi abbiamo deciso di fondare questa nuova società solo ed esclusivamente rivolta ai bambini, che partono dai piccoli amici fino agli allievi, per permettere loro di crescere, di, tra virgolette, diciamo, di togliersi dalla strada e dare loro un servizio, speriamo quanto più proficuo possibile, per quanto riguarda proprio il settore giovanile a Santa Croce. I Real Boys partono dal gruppo allievi, che sarà la prima squadra appunto della nuova società sportiva. Sono accanto a me i due allenatori che si occuperanno di portare avanti questi ragazzi del 2000 del 2001. Si tratta di Gianluca Licitra e di Giuseppe Licitra, due fratelli per prendere in mano le redini del gioco. Volevo partire da Gianluca perché Gianluca ha già avuto tanta esperienza nel calcio che conta a livello dilettantistico, a livello locale. Gianluca due anni fa ha allenato la Juniores del Santa Croce Calcio, ottenendo grandissimi risultati, ha sfiorato veramente di poco la vittoria del campionato. Riparti da qui, riparti con tanto entusiasmo, immagino, e con ragazzi diversi, magari qualcuno lo conosci già. Sì, ciao Paolo. No, innanzitutto quello che ci porta qua sicuramente è l'entusiasmo. L'entusiasmo e la passione che abbiamo per il calcio. Il calcio a Santa Croce deve essere una bellissima realtà. Partiamo dai più piccoli perché abbiamo visto che c'è tanto materiale, sia umano ma soprattutto anche tecnico e atletico. La nostra missione è quella di fare crescere questa società, questa bellissima realtà, anche perché dal progetto che si è stato... che si sta completando, che si sta costruendo praticamente, quello là, questi allievi del 2001 e 2002, fa sì che siano la prima squadra proprio di questa società. Il nostro compito è quello là di farle crescere in modo sano, in modo educato, ma nello stesso tempo anche nel modo calcistico, quello che conta, e avere tante soddisfazioni. Sinceramente la cosa che interessa di più è quello là di avere un bel gruppo unito che sarà a dire la sua. La cosa più importante è quella che posso garantire, che i nostri ragazzi suderanno la maglietta e porteranno alto l'onore di questa società, che è una cosa molto importante e seria. A Giuseppe, al di là di una riflessione tecnica su quelle che possono essere le potenzialità di un ragazzo di 16-17 anni, volevo chiedere anche se un calciatore può essere formato da un punto di vista mentale, quindi anche negli atteggiamenti oltre che tecnico. Di tutto vorrei partire un po' più indietro da questa domanda che hai fatto tu. Qualche mese fa ci hanno contattato questa nuova società, questa nuova realtà. All'inizio con mio fratello eravamo un po' scettici perché avevamo fatto già 2 anni di juniors insieme, avevamo portato un certo progetto avanti e ben riuscito. Dopodiché ci siamo un po' confrontati perché ci sono varie faccettature e allora poi abbiamo dato ad Alfonso Paris, abbiamo dato l'ok che sposavamo questo progetto, a cui noi crediamo tantissimo, perché io particolarmente conosco bene tutti questi ragazzi perché con Ivano Di Martino da un po' di anni che li seguiamo insieme nelle varie società, nelle varie categorie. Ora diciamo che noi abbiamo questa squadra 2001-2002 su cui questa società punta tantissimo perché sono ragazzi eccezionali. Dopodiché io dico che innanzitutto facciamo partire questo progetto tramite uno spogliatoio unito, uno spogliatoio sano, e affinché i ragazzi possano divertirsi e giocare, e speriamo di portare tanti genitori al campo perché sono loro che ci danno la forza di andare avanti.